È la tanto sospirata pioggia che finalmente arriva. Quella che vediamo adesso non è l'acqua derivante dalla pioggia, che tanti aspettiamo, ma ci sono delle perdite idriche e sono tanto più drammatiche in questa situazione, in quanto davvero andrebbe risolto e ci stanno adottando anche provvedimenti per far sì che la popolazione stia più attenta ai consumi. Allora, partiamo dal mostrarvi la perdita idrica che è presente in Viale Guido Baccelli. Si tratta di una perdita di fronte grosso modo al bar Aurelia, come potete vedere molto consistente, ma poi ci sono altre perdite. Allora c'è quella in via Massimo D'Azeglio, vale a dire quella strada che congiunge la strada che va all'ospedale e porta poi a via Chile Montanucci, e si tratta di acqua potabile, acqua preziosa che non arriva magari in alcuni rubinetti di alcune zone della nostra città. E poi ancora perdite idriche abbiamo via Buonarroti, anche qui si tratta di un flusso che viene abbondantemente nella strada e passa da una parte all'altra, come potete vedere dalle nostre immagini, è tanta l'acqua che si disperde e potrebbe essere recuperata. Ecco, anche qui lo potete vedere, si formano addirittura dei cosiddetti vellutini, delle melme, delle situazioni che aiutano i passanti a scivoloni e naturalmente possono portare anche conseguenze disastrose, passanti ma anche motorini. Bene, vorrei concludere questa nostra piccola segnalazione anche mostrandovi delle immagini che abbiamo ripreso qualche giorno fa al Dog Park dell'Uliveto. Bene, il rubinetto di una fontanella perde acqua ininterrottamente. Adesso sembra che sia stato un pochino manomesso e la situazione è migliorata, le gocce continuano a cadere, quindi goccia dopo goccia, naturalmente anche qui è importante l'intervento sostituendo questi benedetti rubinetti che sono presenti in tantissime zone della nostra città.